come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Salutato Gesù Cristo, cari fratelli, ascoltiamo il brano del Vangelo secondo Giovanni nella terza domenica di Quaresima. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. In questa terza domenica di Quaresima vediamo allora Gesù che si trova al Tempio a Gerusalemme e rovescia i tavoli dei cambiavaluti, manda via tutti questi commercianti, citando quell'espressione famosa: avete fatto della casa di Dio una spelonca di ladri, anziché la casa della preghiera. Il Vangelo quindi registra atteggiamenti di attenzione, se vogliamo, così confrontandolo con tutti gli altri brani dei Vangeli, troviamo un Gesù che è buono, misericordioso, quindi atteggiamenti di attenzione, dicevo, verso i lontani. E ricordate tutti i peccatori, le persone ultime, i miseri, i poveri. Usa misericordia, va verso di loro e li accoglie. Mentre nel Vangelo troviamo severità, atteggiamenti duri, polemici verso i vicini, verso, potremmo dire, le persone religiose. Se da una parte troviamo un Gesù misericordioso verso i peccatori, dall'altra troviamo un Gesù, come dal brano del Vangelo odierno, severo, polemico, direi quasi duro, verso coloro che frequentano il Tempio, coloro che osservano il sabato, coloro che trascrivevano frasi della Bibbia, le mettevano in custodie di cuoio e le portavano attaccate al braccio, alla mano o sulla fronte, portavano i cosiddetti filatteri. Gesù arriva a sconvolgere la pace del Tempio di Gerusalemme, addirittura arriva a questo. Ecco il brano del Vangelo di oggi, è un episodio di portata religiosa enorme, che viene, guardate, riportato da tutti e quattro gli evangelisti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Significa che questo episodio dovette suscitare
grande impressione, tanto che non lo hanno dimenticato. Gesù era andato a Gerusalemme per le feste pasquali, si recò al Tempio, che era il cuore della vita religiosa ebraica, e cosa vi trova Gesù? Lungo il porticato che circondava il Tempio, egli vide un affannoso commercio, un mercato che offendeva il significato del Tempio e quindi offendeva direttamente chi? Dio. Prese delle funi e improvvisò una fusta, cacciò i venditori, rovesciò i tavoli dei cambiavalute e disse: questa è la casa del Padre mio e voi ne avete fatta una spelonca di ladri. Ci chiediamo perché Gesù è severo con i religiosi che con i lontani. Perché, cari fratelli, chi crede ha una grande responsabilità. Gesù aveva detto: a chi è stato dato di più sarà richiesto di più. E mi ricordo un'espressione di San Bernardo che dice così: è molto più facile convertire un peccatore incallito che far cambiare vita ad un credente sbagliato. Ed è vero. Il brano del Vangelo allora è una condanna aperta di ogni tentativo di guadagno alle spalle di Dio, di ogni tentativo di trasformare la religione in vile commercio. Ecco perché la Chiesa deve vigilare sempre su se stessa per evitare di diventare ricca. Ecco perché la Quaresima, cari fratelli, diventa anche un'opportunità per ciascuno di noi per non essere schiavi del denaro, per poter praticare di più e meglio la carità. Un insegnamento anche, direi, per i genitori. Vorrei fare un accostamento tra il brano del Vangelo e l'impegno che avete voi genitori. Gesù è mite ed umile di cuore, ma lo vediamo qui assumere un atteggiamento decisivo, forte, per ricordarci che l'amore verso il prossimo e quindi l'amore dei genitori, in questo caso verso i figli, non va confuso con un sdolcinato permissivismo. L'amore è anche fortezza, è chiarezza, l'amore è decisione, pur evitando sempre l'offesa. Oggi invece sembra che prevalga la gara a chi permette di più. Questo non è amore, è disimpegno, e rifiutarsi di assumere responsabilità. Non ama i figli chi li protegge in ogni loro capriccio, chi non interviene per rieducarli, per richiamarli ai veri valori della vita, per correggere. E questo è servizio all'amore, purché certamente non scada in violenze. L'episodio del Tempio è un richiamo a lottare perché, cari fratelli, ognuno di noi si confronti e si assuma le proprie responsabilità anche in questo compito di essere educatori. E concludo richiamando sempre l'episodio del Tempio, perché ognuno di noi comprenda che la fede non resti a livello di cervello, non resti nel cervello come una idea, ma diventi vita. Ricordiamoci che Gesù condanna la religione
senza le opere. Condanna la religione di chi prega e vive come coloro che non pregano. La pagina del Vangelo condanna la religione di chi crede e vive come coloro che non credono. E allora, buon cammino di Quaresima. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio Signore.